Tutti amici del Varesotto, oggi siamo qui alla palestra comunale di Biandronno per la quinta edizione della partita di Babbo Natale, la seconda per quanto riguarda il volley, e siamo qui con i due capi massimi, Pino e Francesco, che hanno anche quest'anno hanno saputo organizzare in poco tempo un grande evento. Guardate quanti bambini e quanta gente stanno giocando. Allora Pino, anche parto da lui. Così non puoi che sì, guarda, inquadriamo il cappello che... Allora, questo cappello ha una storia particolare, nel senso mi è stato regalato l'anno scorso da un'amica a cui tengo molto, e quest'anno voglio adeguarlo all'evento, farlo autografare dalla ragazza della Yamamai e metterlo all'asta per diciamo aggiungere ulteriori proventi a questa iniziativa. Ricordiamo che tutto il ricavato di questa iniziativa andrà al reparto di oncologia del Ponte di Varese. Neonatologia dell'ospedale. Ok, allora ciao a tutti, innanzitutto amici sportivi del Varesotto, quinta edizione. Abbiamo un rapporto prioritario con Babbo Natale noi. Sarà per il rosso, il bianco-rosso, che è anche il colore del Varesotto. Che dire, sempre bello ritrovarsi in queste situazioni con la gente che sposa sempre le nostre idee. Quest'anno il tutto è verso questi bambini che sono nati anzitempo e vogliono vivere e magari un domani essere qui con noi per condividere questa cosa. Quindi un bellissimo pensiero va rivolto a questi bimbi e a coloro i quali li fanno vivere. Hai ragione Pino, belle parole che hai speso per questa iniziativa. Diciamo che l'iniziativa non finisce qua, continueremo da qui a probabilmente l'Epifania con delle attività collaterali. Francesco poco fa ha evidenziato questo bellissimo gesto del suo cappello, seguirà sicuramente una cena con delle giocatrici della Yamamai e forse un'altra partita che vediamo in calendario come mettere. Il tutto perché vorremmo realizzare insieme questo sogno di poter devolvere una cifra piuttosto cospicua che vada a in qualche modo aiutare un reparto delicatissimo. È vero. Bene, per adesso è tutto, ci rivediamo con altre interviste a tutti. L'evento ormai è decollato ed eccoci qua con la truccatrice ufficiale dell'evento. Ciao Margherita. Buongiorno a tutti. Margherita è una ragazza che attraverso la sua attività fa sorridere tanto i bambini. Beh sì, infatti appena mi hanno detto che ci sarebbero stati dei bambini io sono corsa al volo con i miei colori per colorare tutti e ognuno sceglie quello che gli piace, come lei che ha scelto di fare un tatuaggio tribale sull'occhio, e adesso passo ai cuoricini. Ma i colori piacciono così tanto ai bambini? Specialmente il rosa. Allora ringraziamo Margherita per la sua presenza e il suo lavoro. Ciao Marghi. Grazie a voi. Ci è venuta a trovare un'amica, Gianna Leo. Ciao Gianna. Ciao. Ciao. Gianna Leo, amici Team Down. Amici Team Down di Castellanza, sì. Quindi l'anno scorso avevamo dedicato questa bellissima manifestazione al tuo gruppo. Alla nostra associazione, al nostro progetto. Il nostro progetto della pubblicazione di un libro che grazie anche a questa manifestazione, a questo evento, siamo poi finalmente riusciti a pubblicare e a maggio è uscito. Allora, hai visto che quest'anno abbiamo dedicato questa manifestazione, la quinta lo ricordiamo, all'ospedale Filippo del Ponte, reparto di neonatologia. Cosa pensi di questi eventi applicati a
chi sta peggio di noi, meno fortunati? Cosa devo pensare se non tutto il bene possibile? Sono cose che quando si pensa a chi è meno fortunato di noi si ha sempre forse un po'... Non si sa bene come porci di fronte a determinate cose. E invece poi, grazie a questi eventi così gioiosi, così belli, così pieni di amicizia, danno un significato maggiore e sembra tutto più bello, sembra tutto più facile a volte. Io non posso che ringraziare una persona come Gianna, che è fortemente impegnata nel sociale con questo gruppo. Io ho avuto la possibilità di conoscerlo e seguite sempre gli esempi di questa donna. Ciao Gianna. Ciao Pino, grazie a tutti. Get up, jingle hearts.